Innanzitutto benvenuti. E abbiamo organizzato questa serata, diciamo così, abbastanza in intimità, diciamo così, con poca gente, perché poi magari dopo questa esperienza ne faremo una in teatro, eccetera. Ma a noi ci piaceva fare questa cosa così raccolta. L'idea è nata a me e all'amico avvocato Gian Domenico Papa, e io ho scelto il tema era l'estetica e come abbinare l'estetica al judo, alla poesia, alla musica. Quindi, per quanto riguarda la poesia e la musica, ci pensano i nostri ospiti che abbiamo qui stasera, che poi presenterà l'avvocato Gian Domenico Papa. Per quanto riguarda l'estetica, io stavo dicendo poco fa, quando eravamo a cena sopra, che istintivamente ognuno di noi dovrebbe tendere al bello, e io così, per mia natura, per mia voglia sempre di cercare le cose belle, anche nella mia pratica, nella mia disciplina, ho cercato sempre di farla con un certo stile, quello che noi diciamo lo stile di espressione. Ci sono modi e modi di fare le cose, vorremmo mettere l'attenzione su come farle, pur raggiungendo lo stesso risultato. Però se noi ci distinguiamo perché le facciamo con uno stile di espressione che ricalca un pochino l'estetica, questo è più apprezzabile. E in questo caso, per quanto mi riguarda, sono impegnato nel divulgare una certa idea del judo. Vi dico subito che stasera, anche se qui siamo pochi, però ci stanno guardando in tutta Italia, da nord a sud, e quindi ci mettiamo la faccia nel fare quello che è la nostra proposta di questa sera. Io ho preparato un piccolo testo che poi ho dovuto leggere, quindi nella mia vita ho dovuto sempre improvvisarmi in tutto e poi montare delle immagini su questo testo scritto, che in teoria dovrebbero dimostrare che nel judo, praticando l'estetica, si raggiunge quel principio fondamentale che è il miglior impiego dell'energia, del corpo e dello spirito. Questo in teoria dovrebbe portarci a collaborare insieme, e questo secondo principio, che è partito nel 1915, ma veramente nel 1925 il fondatore ha coniato questo termine Jitta Kyoei, cioè insieme per crescere e progredire. Questo è il senso della nostra pratica. Poi alla fine io richiamerò qualche amico qui per cambiare delle parole. Il programma prevede che dopo che abbiamo visto, sentito, eccetera, forse qualcuno vorrà intervenire e fare una domanda, e quello che chiamiamo il dibattito della serata. Quindi io adesso introduco questo filmato, e quando Mauro mi dice che è pronto, spegniamo le luci e ci godiamo questi 10 minuti di questo filmato.
Parlare della disciplina judo è una cosa che facciamo in molti. Personalmente ho cercato di farlo il meno possibile, poiché non mi sentivo mai abbastanza pronto. Questa è la ragione per cui non ho ancora scritto un libro di judo. In tutti questi anni di pratica ho cercato di capire e di apprendere sempre di più su questa disciplina, consapevole che non ne saprò mai abbastanza. Tuttavia un'idea del judo che a me piace e che intendo sottoscrivere fin qui, ce l'ho. Dopo essermi formato in una scuola che ha avuto un ruolo importante nella storia del judo in Italia, ho passato anni della mia vita alla ricerca di risposte ai molteplici quesiti che derivavano sia dalla mia pratica personale che dall'insegnamento del judo di cui mi occupo da più di 40 anni. Volevo saperne di più e acquisire sempre maggiore competenza nel judo e nel suo insegnamento. Sentivo il bisogno di accrescere le mie conoscenze. Questa mia necessità di approfondire mi obbligava a cercare delle risposte e soluzioni ai problemi che ho incontrato in tutta questa attività. Oggi credo di poter esprimere un'idea a ciò che la pratica del judo deve mirare. I viaggi di studio in diverse parti del mondo sono stati importanti. I nuovi incontri con persone interessanti, il confronto continuo con alcuni tra i più grandi maestri di judo giapponesi hanno contribuito alla mia formazione. Ma oltre a queste esperienze di ordine pratico indubbiamente necessarie, è stato altrettanto importante la consultazione di testi che riportano gli scritti originali del fondatore del judo Jigoro Kano. Queste letture chiariscono molto bene il metodo judo con tutte le sue complessità. In alcuni casi ho avuto conferme che hanno rafforzato il mio punto di vista, in altri ho potuto apprendere di più. Devo dire con tutta franchezza che il judo finora conosciuto è stato un'avventura incredibile, entusiasmante e continua ad esserlo. Nonostante tutto continua a stupirmi, il judo di cui parlo e che cerco di divulgare e di insegnare ai miei allievi non mi fa mai stancare. Devo tuttavia ancora riuscire a soddisfare tutta la mia curiosità. Questo è il motivo per cui non bisogna mai smettere di studiare. Lo studio è fondamentale, bisogna conoscere la storia di questa disciplina per non perdere le radici e la grande eredità culturale che ci è stata trasmessa fin qui. Judo Kodokan, che con grande genialità il dottor Kano ci ha lasciato, oggi possiamo dire con cognizione di causa che funziona. Il metodo ha in sé grandi potenzialità sul piano educativo. Inoltre, una pratica pedagogicamente corretta dimostra tutta la sua validità, sia per quanto riguarda l'efficacia che la teoria dei principi su cui esso si basa. Questa disciplina, intesa come via della cedevolezza, è una scienza. Il fondatore afferma: questo metodo avrei potuto chiamarlo Jurigaku, ovvero scienza del principio della cedevolezza, o anche Jurirom, teoria su cui si basa il principio Ju. Ma per rispetto del passato ho dato a questo metodo il nome Judo, peraltro già esistente in altre scuole di Jiu-Jitsu, aggiungendo adesso il nome del mio dojo, Kodokan, luogo dove il principio si rende manifesto. Il judo Kodokan è dunque all'inizio disciplina di combattimento, shobu, ma è anche un metodo di educazione fisica molto completo che non ha uguali, rentai. Il judo di cui stiamo parlando fa evolvere l'aspirante judoka sia a livello intellettuale che morale. Per questa ragione è molto importante conoscerlo. Solo dopo aver ben compreso lo scopo si capisce che l'unica via da percorrere è quella tracciata dal fondatore.
Durante lo stage di Pasqua che si è svolto nei giorni 2-3 aprile ultimo scorso, presso la sede del Dojo Kenshiro Abe di Coridonia, tra pochi intimi, abbiamo cercato di affrontare l'argomento judo nell'intento di dimostrare quanto fosse importante nella ricerca della massima efficienza l'aspetto estetico. In tal senso vorrei dire che è pur vero che ci sono tanti modi per fare qualsiasi cosa. Dal nostro punto di vista è importante il come la si fa. Io credo che in tutto questo giochi un ruolo importante lo stile di espressione e l'estetica. Questo modo di intendere il judo nella sua complessa pratica e nella ricerca del mutuo benessere fisico e spirituale, oltre che metodo per fare educazione con i piccoli praticanti, formazione con i giovani e con gli adulti, è anche arte del corpo e, come la danza, la cerimonia del tè e altre espressioni artistiche come il teatro, ci obbliga a ricercare in ogni gesto la massima espressione dell'estetica. È proprio di questo concetto di cui voglio parlarvi. L'estetica è qualcosa che secondo me deve cercare il più possibile di avvicinarsi ad una bellezza oggettiva. Ebbene, su questo tema io credo che la ricerca del bello in ogni sua manifestazione ci fa trovare la strada per comprendere un principio guida che nel judo si concretizza con l'applicazione del Seryoku Zenyo, il miglior impiego dell'energia fisica e mentale. Nel 1915 Jigoro Kano scrive, a proposito dell'ideogramma Jū: questo segno ha origine nell'espressione Junori. Questa è una nozione confuciana, dove l'idea di armonizzare deve tendere verso un principio ultimo, come la cedevolezza, la flessibilità, l'adattabilità ad ogni circostanza. A supportare questa idea, Kenji Tomiki afferma: senza opporsi alla forza di un attacco dell'avversario, lo si rende inefficace accompagnandolo nella stessa direzione dell'attacco stesso. L'ideogramma Jū accomunava tutte le scuole di Jiu-Jitsu, ma con il Judo Kodokan del professor Kano assurge ad un principio superiore, Seryoku Zenyo, che, come abbiamo detto, sta a significare: qualunque sia l'obiettivo, l'importante è perseguirlo sempre con il miglior impiego delle proprie energie, sia del corpo che dello spirito. Il fondatore del judo è tuttavia ancora più preciso e afferma che, al di là di Junori, inteso come concetto di adattabilità, il judo Kodokan che lui propone risiede in un'espressione di riferimento dove il concetto che si evince è Jū-yoku-go-o-seisu. Questa espressione sta a significare: chi si adatta può avere la meglio nei confronti di chi è rigido. Si pensa che sia il Jiu-Jitsu che il Judo derivino da questa espressione. Dopo questa analisi, Kano afferma quanto segue: il morbido può sconfiggere il rigido, il più debole può avere la meglio sul più forte. La morbidezza è una virtù, la durezza è devastatrice. La morbidezza, la dolcezza, la capacità di armonizzare fa sì che si riceva aiuto. La durezza, la forza, suscita sfiducia. Tuttavia, in tutti questi modi di agire, la morbidezza, la durezza, la debolezza, la forza, hanno un loro impiego. Possiamo a questo punto, associandoli in maniera corretta, fare una citazione più ampia. Quando la morbidezza, la flessibilità, si accompagna alla durezza e alla rigidità, il paese fiorisce. Quando il più debole armonizza con il più forte, il paese prospera. Mentre in quest'altra associazione il risultato sarà sicuramente un altro. Se si è solo morbidi e deboli, allora il paese non può che andare verso il declino. Se invece siamo solo duri e rigidi, allora il paese non può che morire.
Spero che non vi siate annoiati. Questo è il messaggio che si voleva dare con questo breve filmato. E adesso io passo la parola all'avvocato Gian Domenico e all'amico per iniziare la nostra serata associando quest'idea dell'estetica alla poesia e alla musica. Io ancora ho negli occhi il sentimento che questo filmato ha suscitato in me, nel senso che è veramente bello. Qui stiamo parlando di estetica, ma io trovo che in questi pochi minuti di rappresentazione del judo ci sia veramente una storia sincera, che non è solo la storia del percorso di un uomo che ama il judo e che ha fatto del judo la sua vita, ma di un uomo che ha navigato, che ha ricercato, che ha fatto in modo di portare a casa un risultato. E qual è questo risultato? Voglio parlare 3 secondi di me. Io sono un appassionato di judo e sono stato forse un teorico del judo. Ho smesso di esserlo in un momento, secondo me, felicissimo, quando, parlando con foga e veemenza e piacere del judo con altre persone, mia figlia, all'epoca adolescente, è intervenuta, ha detto: papà, tu non puoi parlare del judo, seccata, infastidita, ha detto: tu non puoi continuare a parlare del judo, tu non stai praticando. In quel momento ci ho avuto una reazione di fastidio, di avrei voluto riprendere la figlia, ma un attimo dopo sono stato felicissimo, perché con quella frase mia figlia ha dimostrato di aver capito cos'è il judo. E per tornare sull'argomento di oggi, ha capito l'estetica del judo. Il judo è questo, è impegno, è sudore. A me viene in mente le gocce di sudore che dalla fronte cadono perpendicolarmente sul tatami. È una visione chiarissima che ho e credo che in quella goccia di sudore ci sia tutto l'impegno, tutta la dedizione e tutta la comprensione, perché sennò non si farebbero certe cose, non si occuperebbero certi percorsi per tutta una vita, se non ci fosse qualcosa di veramente importante che va ben al di là dello sport, come sappiamo. Vabbè, piccola parentesi, io sono qui invece per presentare gli ospiti di questa sera, due persone straordinarie, che parto invertendo i fattori, dovrei presentare prima le signore rispetto agli uomini. Parto dagli uomini per un rapporto di amicizia. Il poeta Francesco Scarabicchi è uno dei più grandi poeti che abbiamo la fortuna di avere nella nostra nazione e in più è un amico d'infanzia e la cosa ancora più bella per quanto riguarda il judo, che su mia pressione ha sempre condiviso tutte le iniziative, tutte le proposte che gli ho fatto, senza mai, come solo gli amici veri sanno fare. La chitarrista è straordinaria, io ho avuto modo di ascoltarla recentemente e credo che anche mia figlia, come dicevo a Grazia, anche mia figlia è stata concertista di chitarra classica, ma l'elemento che li accomuna, che mi piace tantissimo, non va ricercata nella tecnica, che è importante ma non è fondamentale, va ricercato nella capacità di comunicare, nell'espressione, nel coinvolgimento straordinario che lei attraverso canti cileni, argentini riesce a trasmettere. Io sono rimasto folgorato da questa sua capacità.
e credo che insieme questa sera ci faranno un dono grandissimo, un dono unico. Difficilmente credo sia possibile incontrare due talenti, due personalità così, così forti, così importanti su un tema comune. E quindi chiedo loro di venire qui a lietarci questa sera. Buonasera, non so se si sente perché tra il caldo e il vento la voce se ne va. Forse la parola estetica è la responsabile di questa serata, perché ho accettato, al di là, come diceva Gian Domenico, dell'amicizia fraterna, mi ha inquietato e interessato quella parola pericolosa, quell'azzardo per chi la pronuncia, anche perché se ne fa oggi un abuso eccessivo, in alcuni casi assurdo, in altri casi se voi camminate per una strada di sera, magari parlate con un amico, con una ragazza o viceversa, e da una finestra al terzo, quarto piano di un palazzo esce una musica e voi la riconoscete e dite: questo è Charlie Parker, questo è Mozart, questo è Fabrizio De André, vuol dire che dalla finestra a voi qualche cosa ha fatto un percorso, perché è stato riconosciuto nello stile. E lo stile non è un fenomeno astratto, come non è astratta l'arte. Nessuna arte è astratta, è concreta, fatta di sangue, di respiro, di corpo, di fatica, di bellezza, di armonia, di dismisura. Riconosciamo chi ha composto quella musica, chi la canta, l'attore che parla. La donna che danza. Allora lo stile, e quindi l'estetica che di quello stile è la casa, è la dimora, è fondamentale in un'epoca disgraziata come la nostra, cioè che ha perduto la grazia. Dentro un'epoca come la nostra, che sceglie le acque melmose e basse. Hai voglia a dire che l'Italia è la generatrice di tutte le culture? Nel 1963, in un film molto breve che vi consiglio di cercare perché è un capolavoro assoluto del Novecento, si chiama La Ricotta ed era di Pierpaolo Pasolini, l'attore Orson Welles nel film La Ricotta fa la parte del regista di un film che si sta girando sulle Tre Croci, dove sono appesi i due ladroni e Cristo. Mentre c'è una pausa, Orson Welles è seduto di spalle e guarda la piccola vallatella che sta vicino Ostia, si avvicina un giornalista del Teglie Sera, e chiede a Welles se può fargli delle domande. Si sbrighi, gli risponde Welles, che già è irritato dalla figura di questo personaggio ambiguo. Gli rivolge alcune domande, poi alla fine dice: che cosa pensa degli italiani?
Wells si gira su se stesso sulla poltrona da regista, lo guarda e gli dice: la borghesia più ignorante d'Europa, il popolo più analfabeta. Allora noi siamo i generatori di tutte le culture del mondo, tutti gli stati del mondo sono debitori dell'Italia per la cultura, e Pasolini ci viene a dire che il popolo italiano è il più analfabeta che ci sia. Basta girarla l'Italia, ascoltare, vedere, sentire, guardare come c'è uno scarso disinteresse pericoloso nei confronti della tutela delle arti e dei patrimoni. Basta capire che siamo l'unica nazione che non è capace di parlare due lingue in Europa, che c'è una generazione talmente sbandata, negata, che non ha più voglia di fare domande e quindi non si interroga e non interroga sulla conoscenza, sulla cultura della conoscenza, sulla domanda radicale della conoscenza. Quindi non credo sia questo, diceva il poeta Roberto Roversi a Bologna, non credo sia questo il momento di ritirarsi in campagna. Credo che sia il momento di darsi da fare, di combattere, di resistere e di fare l'unica cosa che dovevamo fare: capire, imparare, sperimentare, non fermarsi sulle soglie che ci sembrano un traguardo. Non c'è una meta da raggiungere, ci sono stazioni da attraversare. Il mio lavoro è legato alla poesia, a quella che scrivo, a quella che difendo, a quella che è la mia ragione di vita. Il 19 febbraio scorso è uscito un libro dove ho raccolto 32 anni di traduzioni spagnole. La prima parte è dedicata al poeta Antonio Machado, la seconda a Federico García Lorca. Il destino ha voluto che tra Lorca e Machado, al di là delle varie date di nascita, ci fossero appena 3 anni di distanza tra la morte di Federico García Lorca e quella di Machado. Lorca è morto il 15 agosto del 1936, gli hanno sparato alla schiena le guardie civili, cosiddette civili, di Francisco Franco, perché era un socialista, perché era un omosessuale, perché si era messo contro il potere costituito del fascismo spagnolo. Noi non sapremo mai né perché e né dove Lorca sia finito, probabilmente in una fossa comune dove venivano seppelliti coloro che subivano anche l'affronto di una raffica alla schiena, segno di viltà. Lorca lascia un patrimonio immenso, di una poesia che contiene i sapori, i colori, gli odori, le forme, le bellezze, la ricchezza, i suoni, le canzoni, il teatro, di questo mondo andaluso, di questo mondo flamenco. Ed è nella sua gioventù, aveva 36 anni, uno dei più grandi lettori della storia dell'umanità del secolo scorso. Machado morirà nel 39 quando scapperà da Madrid e da Siviglia per la guerra civile. Sarà sul confine francese, starà alcuni giorni sotto piogge torrenziali senza potersi coprire. Morirà a Collioure, in questo paesino di confine, per una polmonite.
La cosa che mi importa dire è che in questo libro ci sono due poesie con le quali chiudo le sezioni. Tre poesie splendide e dolorose di Machado, dedicate al giovane amico poeta fucilato. È una poesia splendida di Federico García Lorca in onore e in omaggio della pubblicazione di tutte le poesie di Antonio Machado. Sono come due indiretti testamenti che dicono dell'altro, ma che dicono di sé in modo forte. Sono due testamenti di poetica. Io leggerò tre poesie e Grazia eseguirà il suo brano e andremo avanti così per le due sezioni. Antonio Machado, la strada in ombra, nascondono gli alti caseggiati, il sole che muore, echi di luce ai balconi. Non vedi nell'incanto della finestra serrata l'ovale rosa di un volto conosciuto, l'immagine tra il vetro di equivoco riflesso scorge e scompare come un daguerrotipo vecchio. Risuona nella strada solo l'arco del tuo passo. Si spengono lentamente le luci dell'occaso. Oh, pena, pesa e duole il cuore. E lei non può essere. Cammina nell'azzurro la stella. Sempre fuggitiva e sempre accanto a me in nero scialle, mal celata la sdegnosa espressione del tuo volto pallido. Non so dove vai, né dove la tua intatta bellezza una camera cerca nella notte. Non so che sogni serrano le tue palpebre, né chi abbia violato il tuo letto in ospitale. Ferma il passo, bellezza schiva, ferma il passo. Baciare vorrei l'amaro, amaro fiore delle tue labbra. Talvolta la mano in sogno del seminatore di stelle ha fatto risuonare la musica dimenticata come una nota della lira immensa e l'onda umile alle nostre labbra venne di poche parole sincere. Historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no
más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. El alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Chi mi presta una scala per salire sul palo, per togliere i chiodi a Gesù Nazareno? Questo è un frammento di una saeta popolare, di un canto popolare, al quale Lorca ha dedicato questa intera poesia. Oh, la saeta, il cantare al Cristo dei Gitani, sempre con il sangue nelle mani, sempre per dischiodare, cantare del popolo andaluso che tutte le primavere va pietendo scale per salire alla croce, cantare della mia terra che getta fiori al Gesù dell'agonia e della fede dei miei padri. Oh, non sei tu il mio canto, non posso cantare, non voglio codesto Gesù del legno, ma colui che camminò sul mare. Viandante, son le tue orme il cammino e niente più. Viandante, non c'è cammino se non andando. Andando è il cammino, e a volger la vista indietro si scorge il sentiero che mai si tornerà a percorrere. Viandante, non c'è cammino, solo scie sul mare. Sappi sperare, aspetta che la marea cresca, come arriva una nave, senza che il partire ti inquieti. Chiunque aspetta sa che la vittoria è sua, perché la vita è lunga e l'arte un gioco. E se la vita è breve e non arriva il mare al tuo battello, attendi senza partire e sempre spera, perché l'arte è lunga e inoltre non importa. Todo cambia, Mercedes Sosa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia.
sfina brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo en esta tierra lejana. Y cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Grazie. Il delitto fu in Granada, a Federico García Lorca. Il delitto fu visto camminando tra i fucili per una lunga via uscire ai freddi campi ancora con le stelle del mattino. Uccisero Federico quando sorgeva il sole. Il plotone assassino non osò guardarlo in viso. Tutti chiusero gli occhi. Pregarono: neanche il Dio ti salva. Finì Federico, sangue alla fronte e piombo nelle viscere. Sappiate che fu in Granada il delitto, povera Granada, nella sua Granada. Il poeta e la morte. Fu visto camminare con lei da solo, senza paura alcuna della falce. Già il sole di torre in torre, i martelli sull'incudine, incudine, incudine delle fucine, parlava Federico corteggiando la morte. Lei ascoltava, perché ieri in un verso, compagna, risuonava il colpo delle tue mani secche. Cedesti il gelo alla mia parola, il filo d'argento della tua lama alla mia tragedia. Ti canterò la carne che non hai, gli occhi che ti mancano, i capelli che il vento scompigliava, le labbra rosse dei baci. Oggi come ieri, gitana, morte mia, a tu per tu con te nell'aria di Granada, la mia Granada. Fu visto camminare. Preparate, amici, di pietra e di sogno nell'Alhambra, una tomba al poeta, sopra una fonte dove il pianto d'acqua eternamente dica: il delitto fu in Granada, nella sua Granada. Llego con tres heridas.
piego con tre ferita, la dell'amore, la della morte, la della vita. Con tre feridas viene la della vita, la dell'amore, la della muerte. Con tre feridas ciò, la della vita, la della muerte, la dell'amore. Llego con tre ferita, la dell'amore, la della muerte, la della vita. Con tre feridas viene la della vita, la dell'amore, la della muerte. Con tre feridas giù, la della vita, la della muerte, la dell'amore. Federico García Lorca, l'ombra della mia anima. L'ombra della mia anima rugge in un tramonto di alfabeti, nebbia di libri e di parole. L'ombra della mia anima. Sono giunto alla linea dove cessa la nostalgia e la goccia di pianto si trasforma alabastro di spirito. L'ombra della mia anima. La conocchia del dolore sta finendo, ma resta la ragione e la sostanza del mio vecchio mezzogiorno di labbra, del mio vecchio mezzogiorno di sguardi. Un fosco labirinto di stelle affumicate intrica la mia illusione quasi appassita, l'ombra della mia anima. È un'allucinazione. Munge gli sguardi, vedo la parola amore sgretolata, usignolo mio, usignolo, canti ancora, dicembre del 1919, Madrid. La chitarra. Inizia il pianto della chitarra. Si infrangono i calici dell'alba, inizia il pianto della chitarra. È inutile tacerla, è impossibile farle far silenzio. Piange monotona come piange l'acqua, come piange il vento sulla nevicata. È impossibile tacerla. Piange per cose lontane, sabbia del caldo sud che vuole camelie bianche. Piange freccia che non ha bersaglio, la sera senza il mattino e il primo uccello morto sul ramo. Oh chitarra, cuore trafitto da cinque spade. Il sogno si è dissolto per sempre. Nella sera piovosa il mio cuore conosce la tragedia d'autunno che cade dagli alberi, nella dolce tristezza del paesaggio che muore
Le mie voci si spezzano, il sogno si è dissolto per sempre. Per sempre, Dio mio, va cadendo la neve sulla campagna deserta della mia vita e trema l'illusione che va lontano, gelarsi o perdersi. Come mi dice l'acqua che il sogno si è dissolto per sempre? Il sogno è infinito? La nebbia lo sostiene e la nebbia è soltanto stanchezza della neve. Il mio ritmo racconta che il sogno si è dissolto per sempre. Nella sera di nebbia il mio cuore conosce la tragedia d'autunno che cade dagli alberi. 1919. A mi manera. Cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo yo fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás también dudé cuando mejor me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así podré seguir a mi manera. Porque ya sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni a qué finir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. La 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 la, a mi manera. Ascolta, figlio mio, il silenzio. È un silenzio d'onde, un silenzio in cui scorrono valli ed echi e che china la fronte verso il suolo. È vero. Ah, che fatica mi costa amarti come ti amo. Per il tuo amore mi duole l'aria, il cuore, il cappello. Chi mi comprerà questo nastrino che ho e questa tristezza di filo bianco per fare fazzoletti
Ah, che fatica mi costa amarti come ti amo. All'orecchio di una ragazza. Non volli dirti nulla. Vidi nei tuoi occhi due alberelli pazzi, di brezza, di riso e di oro, dondolavano. Non volli dirti nulla. Ojos de cielo. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán. Si yo me alejara de lo verdadero, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura gañara mi vida, ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, questa ultima mi alzo in piedi perché è un omaggio al magistero di Federico García Lorca, questa poesia. Il pretesto sono tutte le poesie pubblicate da Antonio Machado e quindi è una festa che lui fa a questo maestro, ma insieme ci prende e ci conduce nei sentieri dove si cerca di sapere che cosa sia la poesia, che cosa sia un libro, che cosa sia la domanda sul senso dell'esistere, la natura, l'amore, il dolore. E si scatena in una poesia illuminata, accesa, incandescente, di bellezza, di amore e di passione. Lascerei in questo libro tutta la mia anima, questo libro che ha visto con me i paesaggi e vissuto ore sante. Che pena per quei libri che ci colmano le mani di rose e di stelle e lentamente vanno.
Che tristezza profonda è guardare le tavole di dolori e pene che un cuore ha in sé. Veder passare gli spettri di vita che scompaiono, vedere l'uomo nudo in Pegaso senza ali. Vedere la vita e la morte, la sintesi del mondo, che negli spazi profondi si guardano e si abbracciano. Un libro di poesie è l'autunno morto. I versi sono le foglie nere sulla terra bianca. E la voce che rilegge è il soffio del vento che riporta nell'anima interiori distante. Il poeta è un albero con frutti di tristezza e foglie secche per piangere ciò che ama. Il poeta è il sensale della natura che dice la sua grandezza con le parole. Il poeta comprende tutto l'incomprensibile e le cose che si odiano lui le chiama amiche. Sa che i sentieri sono tutti impossibili e per questo la notte li cammina con calma. Nei libri diversi, fra rose di sangue, van passando le tristi ed eterne carovane che lasciano al poeta quando piange la sera assediato e vinto dai suoi stessi fantasmi. Poesia e amarezza, miele celeste che nasce da un favo invisibile che fabbricano le anime. Poesia è l'impossibile reso possibile, arpa che invece delle corde ha cuori e fiamme. Poesia è la vita che attraversiamo nell'ansia attendendo chi guida senza rotta la nostra barca. Libri dolci diversi sono gli astri che vanno nel silenzio muto verso il regno del nulla, scrivendo nel cielo le sue strofe d'argento. Oh, che pene profonde e mai consolate, le voci dolorose che i poeti cantano, lascerei in questo libro tutta la mia anima. L'ultima canzone è Gracias a la vida di Violetta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco en el alto cielo, su fondo estrellado y en la multitud es el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma que estoy amando. La 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 la
faccia de mi pies cansados con los anduves ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle tu patio la 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 risa e me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Sì, bene, prima di tutto io ringrazio Francesco Scarabicchi, il poeta, e ovviamente gli intermezzi di Grazia Barboni, che sono stati dal punto di vista mio toccanti nel mio profondo, nella mia sensibilità. Per quanto mi riguarda, che siamo riusciti questa sera a far sposare insieme il judo con un'altra forma di arte che è la poesia e la musica. E ringrazio ovviamente l'amico Giandomenico che si è adoperato per organizzare questa serata insieme, ringrazio voi presenti, spero che vi siete gustati la serata. E questo è anche il momento per, come dire, dare la parola a qualcuno che volesse intervenire per esprimere le sue sensazioni, quello che ha ricevuto da questo evento che abbiamo fatto insieme. Io ho qui un amico di infanzia che si chiama Massimo De Nardo, che vorrei presentarvi. Massimo, se mi raggiungi. Con lui abbiamo passato 2 anni insieme in un collegio negli anni 60, poi ci siamo rincontrati strada facendo,
raramente, poi ultimamente l'ho piacevolmente rincontrato e non credo di dire troppo se l'ho rivisto come un maestro nell'uso delle parole. E veramente lui è una persona che ogni volta che riesce a parlare di qualsiasi cosa trova le parole giuste. Quindi ti chiedo, Massimo, quello che tu stasera hai visto, hai sentito e quello che io ho cercato di farti trasmettere. Buonasera a tutti. Ho fatto un saluto, ho accennato un saluto, visto il posto qui, ma sicuramente l'ho fatto malissimo perché purtroppo, diciamo, il judo non è un'arte, levo il marziale perché non ci dice proprio per niente, che non mi appartiene come disciplina, forse mi appartiene dentro, inconsciamente. E questo è un invito che comincia, Corrado l'ha accennato, 57 anni fa, e quindi non potevo mancare questa sera. Io oggi mi occupo di editoria per ragazzi, noi facciamo libri illustrati per ragazzi. E voglio aprire due piccole parentesi. Una è lo stupore di trovare personaggi come García Lorca, Machado, e le canzoni che Grazia ha cantato prima, una meravigliosa My Way in spagnolo, in castigiano, che io mi ha stupito sentirla, insomma, tradotta in quel modo, qui dentro, cioè García Lorca, Machado, i cantautori che abbiamo sentito prima in un posto come questo. Lì per lì dico, non è che stona, però crea meraviglia. Poi dico, no, non deve crearmi meraviglia, perché proprio qui, in questo posto chiamato Dojo, la poesia, la bellezza, l'equilibrio, il ritmo, proprio qui ogni giorno con il maestro e con gli allievi, queste cose si praticano, voglio dire. Allora la mia meraviglia non c'è più, però resta comunque, perché io della meraviglia voglio sempre fare pratica, voglio dire, voglio sempre comunque meravigliarmi di quello che sento, di quello che ascolto. E García Lorca e Machado mi hanno un po' riportato a quando questi poeti appartenevano alla nostra generazione, e poi capisco che con questi poeti, con questi cantautori non si invecchia mai, voglio dire, perché oggi le parole di Parra, la cantautrice, o le parole di García Lorca o di Machado sono ancora attualissime, anzi sono proiettate verso un domani che noi dovremo ancora conoscere. Che altro dire, insomma? E con Corrado prima discutevamo sulla parola estetica, lui ci tiene molto a questa condizione. Io, che con le parole un po' ci gioco perché fa parte del mio mestiere, scrivo anche per ragazzi, in pochi secondi voglio, per concludere, insomma, questo saluto, non vuole essere un intervento, tirare via, giocando appunto con le parole, a me piacciono molto le parole che ne contengono delle altre, non so, metti contemporaneamente, che è un avverbio, dentro questo avverbio c'è la parola mente e tempo, che sono due elementi straordinari che fanno un po' venire la pelle d'oca, se ci pensi, no? La mente e il tempo, con te e tutto il resto. Nella parola estetica, tanto citata prima quando ci siamo incontrati da Corrado, io tiro fuori due parole. Una è l'ess, ma senza entrare un po' nei particolari dell'io, del superio. L'ess siamo noi in pratica. E poi c'è l'etica, è una parola bellissima l'etica, perché ti coinvolge a scegliere. In qualche modo il bello e il brutto è una condizione di scelta. E così la bellezza non esiste, voglio dire, è una condizione che devi andare a cercare tu, la devi scegliere, è bello, ciò che è bello per te probabilmente per qualcun altro non è bello, ma non perché non esiste in sé la bellezza, è perché non esiste la conoscenza della bellezza. Le canzoni che ha cantato prima Grazia, se non le avessimo conosciute, non sarebbero state belle canzoni. Poi le scopriamo e sono delle bellissime canzoni. Le parole di Machado, le parole di García Lorca, se non le conoscessimo sarebbero inesistenti, non esisterebbe la loro bellezza e il loro significato. Quindi per me la bellezza non è una questione fisica, tattile, uditiva oppure visiva, è una questione di conoscenza. Ci sono delle culture che hanno delle bellezze diverse dalle nostre, no?
però conoscendole forse potremmo appropriarci della loro bellezza. Pensate, non so, a certe donne che si fanno i piattini, si tagliano le labbra e poi si fanno i piattini cerimoniali, è un concetto religioso altissimo, oppure certe donne birmane si allungano i colli, o le nostre coinquiline ormai che sono tali, benvenute queste coinquiline nigeriane, sudanesi, che si fanno certe trecce, si fanno certi capelli, una bellezza che se non la conosci non ti appartiene, come tale hai qualcosa in meno, voglio dire. Quindi ecco, per concludere, la bellezza secondo me che sta dentro la parola etica, che ti costringe a scegliere il bene e il male a seconda di quello che è il tuo rapporto col mondo, la bellezza è una questione di conoscenza. Più sai, in questo posso anche dirlo così da un punto di vista proprio prettamente didattico, più sai e più la bellezza ti appartiene, e in qualche modo la bellezza ci fa felici, no? Anche se questa sera abbiamo ascoltato dolorosissime parole, perché le parole dei cantautori, delle cantautrici, le parole dei poeti sono dolorosissime, però come sono state scritte, come sono state dette, come sono state composte, il senso che hanno queste parole che ci riportano alla nostra giovinezza, al nostro futuro, rendono belle anche il dolore. Questo lo fa, l'arte lo fa, insomma, no? Un'immagine dolorosissima, come noi abbiamo una cultura in qualche modo cattolica, voglio dire, anche se non crediamo più per certe cose, ma noi visitiamo le chiese come turisti, entriamo in luoghi di sofferenza. Quello che sta appeso dentro una chiesa è una condizione estremamente sofferente: crocifissioni, flagellazioni, deposizioni, decollazioni, voglio dire, teste tagliate. Di fronte a quello noi rimaniamo stupiti, meravigliati, perché conosciamo quello che sta avvenendo davanti ai nostri occhi e quello diventa per noi la bellezza. Ecco, la bellezza rende sopportabile anche il dolore. Io penso che questa sia una condizione importante, perché fuori il mondo c'è tutta un'altra storia, voglio dire. Grazie. Grazie Massimo, grazie del tuo intervento, del tuo contributo. Che dire, io sono curioso, vorrei fare una domanda a Francesco, che potrebbe essere banale forse, ma è un po' provocatoria. Francesco, di poesia si vive? Di poesia si viva, la poesia che non serve a niente. Un grande poeta del Novecento, Franco Fortini, dice in un testo bellissimo, nel periodo in cui traduceva il teatro delle poesie di Bertolt Brecht, scrive questa poesia che si intitola Traducendo Bertolt Brecht. La poesia non serve a nulla, nulla è sicuro, ma scrivi. Allora uno si domanda perché questo accanimento, questa testardaggine di voler scrivere poesie, di voler leggere poesie in una nazione che ne scrive molte e ne legge poche, non ne compra quasi nessuna. Perché la poesia salva la vita. Se una persona al crocevia della sua disperazione incontra il poeta che gli suggerisce dei versi e quei versi lui sa che sono suoi, li ha scritti un altro, ma sono suoi, e rappresentano quel momento al bivio, quel doloroso crocevia, lui sa che quel poeta e quella poesia gli hanno salvato la vita. Io mi sono salvato la vita 3 volte grazie alla poesia, perché è l'arte di questo tempo, il tempo peggiore della storia e il tempo migliore per la poesia, perché la poesia è un'arte verticale, scende nel profondo, cerca di trovare la pietra preziosa e risalire. La poesia è tutto quel viaggio che viene fatto in discesa e in risalita, per cercare qualche cosa che probabilmente non esiste, ma il mare di Ulisse era navigare, viandante, son tue le orme, dice Machado.
non c'è altro che scie sull'acqua, è andare che conta, e andando capisci quello che Pasolini ripete in maniera stancante negli ultimi anni della sua vita: solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Allora conta questa istantanea del presente continuo che siamo, del futuro che aspettiamo e che sorpassiamo, superiamo, abbandoniamo, perché siamo in un eterno presente di contemporaneità. La grandezza di Leopardi è perché lui dice al nostro tempo qualche cosa. Dante, che sono 750 anni che è morto, ancora parla una verità profonda ai... quel dolore straziante per l'Italia devastata, come dice De Gregori, colpita al cuore. E la poesia è questo mistero insondabile, indefinibile, ma in fin dei conti, se io domando a una persona che cos'è l'amore, la persona mi risponde: ah, l'amore è una cosa importante, ma non mi dice cos'è, perché non ci sono parole per definire la verità. È la domanda sulla verità che conta, e dobbiamo andare su scie sull'acqua cercando la domanda profonda che ci interroga sul senso del nostro destino, sul senso del nostro venire e del nostro andare. Beh, insomma, una domanda, Grazia. Prima di tutto ti devo ringraziare per la tua arte di questa sera, per la tua voce e per tutto l'insieme. E ho visto che c'è stato un equilibrio tra la poesia e la musica, e io mi sento veramente piccolino con il mio discorsetto iniziale davanti a quanto abbiamo ascoltato e sentito. Scusatemi se non sono stato altrettanto efficace. Comunque vorrei che tu ci dicessi due parole di te, della tua musica, delle cose che ami, perché questo è per me evidente che è la tua passione. Io non sono una grande parlatrice, quindi preferisco esprimere le emozioni cantandole. Perché comunque la musica è una medicina per l'anima, ma qualsiasi tipo di musica. La passione è chiaro che c'è, fin da piccola. Già a 4 anni mi avevano regalato una piccola fisarmonica, la Befana mi aveva portato la fisarmonica, e io provavo, sentivo le cose alla radio e provavo a rifarle così a orecchio. Quindi hanno visto che c'era una passione, e ho cominciato ad andare all'Accademia Musicale di Orfeo Burattini, non so se qua, comunque ad Ancona, aveva una scuola di musica. E poi d'estate, con la fisorchestra che lui dirigeva, Paolo Soprani, andavo in gita tutta l'estate con ragazzi della mia età, e mi divertivo come una pazza, proprio... Poi ho cominciato a fare le scuole serie, quindi liceo, e lì i risultati non erano proprio eccezionali, perché io tutto il tempo lo passavo all'Accademia Musicale, dove appena potevo scappavo. E quindi lì c'è stato un rientro dei remi in barca, perché qui conta andare avanti anche in altre cose. Quello che sai ti può bastare per divertirti, ok. E quella volta non è che poi si potevano puntare tanto i piedi, cioè c'erano dei genitori che non erano come adesso, forse, che magari ti mandavano amici, cercavano di farti diventare famoso. Per i miei contava di più la laurea, prima il diploma, poi la laurea, cioè è stato tutto un volare, poi il matrimonio, poi 3 figli, tutta una corsa. Però devo dire che ho rinunciato, per carità, però... senza proprio dei gran rimpianti, perché per me la famiglia contava molto, e quindi i 3 figli me li sono goduti tanto. Adesso che sono grandi ho ripreso la passione, ho ritirato fuori la musica dal cassetto e me la godo proprio. Faccio diverse cose che mi danno parecchie soddisfazioni. Bene, noi
possiamo dire che l'abbiamo goduta con te questa sera e per questo ti ringraziamo. E io volevo dare la parola a qualcuno che potesse dire due parole su quella che è stata la nostra serata di questa sera. E se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, io sono ben felice. Il mio amico Londei ha qualcosa da dire in merito? Ma io ti ringrazio delle tue parole, ma quello che mi sento di dire è solo la mia, così, tra parentesi, smisurata passione per quello che faccio. Mi ritengo una persona fortunata e basta così. Ecco. Ragazzi, Andrea, vuoi dire due parole? Niente, bisogna imparare a parlare anche, no? Signori, noi abbiamo detto, abbiamo fatto quello che abbiamo, e la serata penso che sia stata di vostro gradimento. Ringrazio la signorina Pasqualini che interviene sempre, no, alle nostre proposte, e spero che scriverai le tue idee su quella che è stata la nostra serata. E poi, che dire, Gian Domenico, grazie di cuore e grazie a loro soprattutto, grazie a loro. Io mi sto chiedendo da un'ora e mezzo come faccio a stare senza scarpe. Mi sembra un atto di maleducazione, di irriverenza, poi mi riporto sempre alla realtà, dico ma ci sono anche gli altri. Beh, per noi è naturale stare senza scarpe, anzi io sono qui con delle calosce, ma normalmente preferisco stare a piedi nudi. Professore, vuole dire qualcosa? Sì. E siamo qui e siamo contenti di... ai ringraziamenti in generale al maestro Croceri, agli ospiti di questa sera, perché io sono un insegnante e quindi io, in qualche modo mi sento coinvolto in maniera particolare, perché, e mi ricollego anche al concetto di disgrazia, dell'epoca disgraziata che stiamo vivendo, cioè una scuola sempre meno produttiva. Parlo del nostro sistema scolastico, teatri che vengono chiusi, insomma, tutto un fenomeno che ammazza la cultura per i ragazzi. Ora io, diciamo, penso anche ai genitori dei piccoli che frequentano questo dojo. Io penso che la serata di questa sera sia veramente preziosa, perché i nostri ragazzi purtroppo noi combattiamo contro dei nemici terribili, la televisione, internet, scusatemi se mi permetto, amici di Maria De Filippi, per tornare alla disgrazia, alla mancanza di grazia, insomma tutto quello che credo voi immaginate, forse condividete con me. Quindi musica, poesia, arte, judo, in questo dojo, veramente qualcosa di prezioso, e quindi grazie a tutti quanti, e speriamo che il messaggio sia passato, che prosegua, che ci siano altre occasioni per stare insieme, vivere l'arte. Bene, io non voglio trattenervi di più, ringrazio
Domenico Londei, il mio amico Franco Mascarucci, che vorrei presentare a tutti voi. Franco, se vieni qua, ci tengo a presentarti. Adesso c'ha un po' di pancia, però questo ragazzo è stato mio compagno di pratica nella nostra gioventù e io lo dico sempre, lo racconto, è stato un talento straordinario, lo dico ai miei allievi perché lui non ha avuto un insegnante e lui guardava e faceva quello che facevano i più bravi di lui e lo faceva meglio. E non aveva una palestra grande come questa, non aveva tante altre cose e si è divertito a fare judo nella sua gioventù, è stato anche campione d'Italia e è sempre una meraviglia vedere questi talenti quando si esprimono così. Poi siamo rimasti sempre amici, ogni tanto ci incontriamo e io ho un affetto particolare per lui. Franco. No, non sono un oratore, guarda. Due parole, non voglio dire niente. Ecco, lo ringraziamo lo stesso, Lui abita a Fano, quindi è venuto qui per stare con noi questa sera e io sono contento che ha potuto condividere questa serata. Ragazzi, che dire di più? Io sono imbarazzato a questo punto. Ringrazio i miei figli che mi hanno fatto la cortesia di venire qui stasera. Ecco. E ringrazio i genitori. E naturalmente il mio sforzo è quello sempre di far capire che il judo è un metodo straordinario che va al di là di quello che si vede così all'esterno. È molto di più. E questo è quello che cerco di fare con la mia attività di maestro di judo. Poi se ci riesco, io non sono mai contento per la verità, non lo so, comunque ce la metto tutta, questo non mi pesa, mi piace farlo e quindi speriamo che qualcuno poi possa continuare le orme che io sto cercando di tracciare con questo percorso. Niente di più, niente di più. Ci salutiamo e vi ringraziamo ancora. Buona serata.